cosa. Ciao Cataula, puoi fare uno scherzo a mia fidanzata che sta andando in aeroporto per le vacanze con le sue amiche? È già stato annullato il volo di domani, gliel'hanno anticipato oggi. La compagnia aerea è la Wizz Air Travel, che Ugo ha detto che è rumena, invece è tedesca. Ah, è tedesca, è stata assorbita allora. È stata, scusa, assorbita. Assorbita, sì, vabbè. Ma a te non ti assorbe nessuno. Da queste informazioni di finanza come se fossero bruscolini, invece, c'erano delle mie amiche rumene, Andrea, che prendevano la Wizz Air e mi avevano detto che era una compagnia rumena. Ma non è che se uno va in Romania deve essere per forza la compagnia rumena, cioè, può essere anche una compagnia tedesca che viaggia verso la Romania, cioè, non è che ci sono le compagnie italiane solo per l'Italia, quelle francesi sono... è messo male, ragazzi, veramente. Come mai sei così? No, io sono un credulone, Andrea. No, tu sei un'altra cosa che non posso dire. Piuttosto che dire ho sbagliato, lui. Allora ho sbagliato. Che è stata assorbita dalla ma che non io sapevo così, Andrea. Ma cosa sapevi? Che è stata assorbita? Sapevi? Mamma, ragazzi, è messo male. Vabbè, comunque questi il volo è stato già annullato, devono partire domani. Gli hanno detto partite oggi. Loro si stanno preparando, stanno andando perché vanno in Puglia in vacanza, queste tre amiche vanno in Puglia. Lui è il fidanzato geloso che scrive. E dici fagli lo scherzo, digli che insomma è stato annullato un'altra volta il volo, capito? Adesso io la chiamo e gli dico: guarda, che il volo è stato annullato un'altra volta. Sono della Wizz Air Travel. Sono Wizz Air Travel, signorina. Non è possibile il volo oggi. Annullato volo, ja. Sprechen Sie Deutsch? No, mi spiace, parlo poco italiano, ma forse vediamo se riesco a farmi capire. The Wizz Air Travel, signor Cristina Martinelli. Yes, yes. The problem is stai zitto che se risponde sente uno che pronto? La signora Martinelli? Sì, sono io. Della Wizz Air Travel, signora, per il volo di oggi? Sì. Presa a ridere, signora? No, devo piangere, che è successo? Voi pronti per volo oggi? Sì, prontissimi. Ecco, cancellato volo, purtroppo. Come cancellato? Cancellato, signora. E quindi che devo fare? 1, 2, 3, alza la testa. Aiuto! Pronto! Aiuto! Sì, buongiorno! No, 1, 2, 3, alza! Non ho capito, avevi già capito che era uno scherzo? Sì, sì, sì. Nel rispondere mi è uscito il tuo nome per quello. Ah, ma perché ci conosciamo, ci conosciamo, amore? Già. Ma tu sei quella fidanzata? Sì, esatto. E come mai ci conosciamo? Ok, vabbè, lasciamo questa pausa riflessiva al tuo fidanzato che sta ascoltando. Aiuto. Che magari... Lo saluto tanto, ti dico un buon lavoro, visto che sto partendo per le ferie con le mie amiche. Che bello, che bello, che bello. E farai la brava, vero? Bravissima. Bravissima, bravissima. Dove... ride. Dove andate in Puglia? Dove andate in Puglia? Dove andate? A Gallipoli. Ah, bellissima, bellissima, bellissima. Gallipoli è molto bella. Sei in macchina con le amiche adesso? Esatto, sì, sono con le amiche. Mi fate un urletto di gioia e di giubilo, vai. Al 3, 1, 2, 3, vai. Non... Che cos'è? Stiamo nel traffico volendo guardare, quindi spero che riusciamo ad arrivare in aeroporto. No, adesso io, se tu metti fuori il telefonino io sposto la gente, capito? Ma cosa? Via, fatele passare che devono andare in Puglia, forza! Forza! Vi mando un bacio, divertitevi, mi raccomando, fate danno e fagli le corna al tuo fidanzato. Non ho capito, meno male. Un bacio, ciao amore. Grazie.
Ciao, 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 ciao. Le precauzioni, mi raccomando. Ma allora, no, scherzo. Chissà perché l'uomo pensa sempre che la donna che va in vacanza con le amiche debba per forza. No, no, non è la matematica, non è matematica la cosa. Però diciamo che ci sono buone possibilità. Lui si chiama Andrea, poverino, poveraccio. Mi dispiace perché poi il nome è molto simile al mio, quindi. Chiaramente lo scherzo non ha funzionato, ragazzi, perché questa mi ha memorizzato. Adesso non mi so. Ha memorizzato? Io non sono mai stato, non ho mai fatto il gallipoliano, quindi non... Ma che gallipoliano? Si vede che lei è venuta in vacanza sul lago di Garda a Desenzano e mi ha conosciuto Scherziamo, Andrea, ci mancherebbe, una brava ragazza. Non lo so perché, forse mi ha memorizzato, perché in amicizia come... Va bene, dai, musica.